Ma la matematica, al di là delle parole di circostanza, dice ancora no, però oggi era fondamentale vincere, inutile nascondersi, ormai è la realtà, siamo più 8 a 4 partite dalla fine, facciamo gli scongiuri, però oggi era fondamentale portare a casa la vittoria. Diciamo che manca la matematica, anche se noi facciamo allenamento comunque domani mattina, venerdì, forse concediamo qualche giorno di riposo, ma poi pensiamo alla partita di Porto Santo Elpidio come fosse una finalissima e speriamo di riaprire poi lo stadio a questi tifosi che comunque meritano assolutamente questo campionato che da anni ormai è troppo lontano dalla città. In questo caso mi sento di rappresentare, magari sì, sono stato io in panca, ma mi sento di rappresentare coloro che lavorano nell'oscurità. Magari uno viene a vedere la partita, viene a vedere l'allenamento, non sa che, cioè sa, però non immagina quanto lavoro, quanto sacrificio c'è da parte di persone che probabilmente non avranno o non hanno mai la stessa visibilità, e quindi mi sento di rappresentare loro. Spero di averlo fatto nel migliore dei modi. Il mister, ok, per la squalifica comunque lavoriamo all'unisono, quindi penso che sia felice lui delle vittorie. È successo a Cristian nella domenica precedente e oggi, che è mercoledì, ci sono io a rappresentare questa maglia. Sì, oggi è una giornata molto bella, sia per me sia per la squadra. Sapevamo di venire in un campo difficile, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo portato a casa questi 3 punti che ci portano a più 8 e quindi da questo punto di vista sono molto felice. Uguale, sono contentissimo per il mio rientro, ho lavorato molto e oggi, anche se per pochi minuti, ho riassaporato la partita e è stata una grande gioia per me. Manca veramente, veramente poco. Dobbiamo solo concludere, ecco, queste 2 partite che mancano nel miglior modo possibile, manca veramente pochissimo e ci prendiamo quello che ci siamo guadagnati in questo campionato. Siamo una squadra che ha mantenuto un passo importante dall'inizio del campionato, abbiamo preso subito la vetta e ce la siamo tenuta fino alla fine, quindi questo è un segnale importante, un segnale di una squadra, di un gruppo importante, compatto, che potrà fare bene anche negli anni successivi se viene tutelato e confermato. Ma io penso che Campobasso è una città che ha tutto per essere grande, per essere nel calcio che conta, quindi non serve molto, serve solo trovare tranquillità, quella che è stata trovata in questi anni con l'avvento della nuova società, quindi sono sicuro che i tifosi, insieme a questo gruppo, insieme alla società, vivranno anni felici. Queste 2 partite che abbiamo giocato nel giro di 3 giorni erano 2 partite fondamentali. Ci eravamo posti l'obiettivo di fare 6 punti e ci siamo riusciti, perché facendo 6 punti potevamo così dare una bella botta al campionato e allungare di 3 punti la classifica. Interrompere il ritmo è sempre, cioè, un'incognita, non si sa come si può riprendere, però cioè non fa niente, noi ci prepariamo per il 6 giugno quando affronteremo il Porto Santo Elpidio. Sì, quest'anno purtroppo i tifosi non sono potuti venire ogni domenica allo stadio, soprattutto in piazze come Campobasso i tifosi danno una grossa mano la domenica, cioè ai giocatori che scendono in campo, e poter riabbracciare appunto il pubblico anche se non in totale, cioè anche soltanto 1000 persone, sarà bello. Sì, finora abbiamo fatto 30 partite, in tutte queste 30 partite abbiamo sempre dimostrato di poter vincere con chiunque, e soprattutto in queste 30 partite non ci ha mai regalato niente nessuno, e ci siamo sempre andati a prendere la vittoria, o comunque sì, abbiamo sempre dato il massimo in ogni partita e cercato di portare a casa il risultato migliore. Perché abbiamo vinto è un segnale per noi e per chi ci rincorre, perché è più 8, mancano 4 giornate e per noi era importante chiudere prima della pausa con una vittoria che ci può dare quella serenità necessaria per andare a prendere gli ultimi punti che ci mancano per la matematica. Comunque sì, è una piazza che è bellissima, vive di calcio e
l'affetto che ci hanno fatto sentire in questi anni, quando si è anche solo un attimino percepito che si potesse davvero fare il salto di categoria, è stato bellissimo, perché si sono subito gasati, si sono fatti prendere, sono venuti allo stadio, hanno risposto presente, quindi è un peccato che quest'anno non abbiamo potuto avere il loro supporto, però lo sentiamo anche da lontano, tramite social, tramite anche quando vengono allo stadio fuori ad aspettarci. È bello, è una piazza che lo merita, lo sta cercando da tanto tempo e quindi speriamo di regalarglielo al più presto. Prima dobbiamo fare questi punti qua, però il professionismo è una categoria diversa, è un po' più a tutto tondo per quanto riguarda quello che è calcio, che è fare calcio, e ci sono tutte le squadre che sono preparate, sono comunque belle piazze, la maggior parte, ci sono degli stadi veri, con tifosi, anche avversari, e quindi è come se quel vantaggio che può avere il campo basso, magari nella Serie D, si un po', come dire, si equilibria nei pro, e quindi, perché anche lì si possono trovare piazze importanti, però per quanto riguarda quello che noi mettiamo in campo è sempre quello, perché i valori sono quelli e cambia più che altro il contorno.